Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi celebriamo la festa, anzi la memoria liturgica della Beata Maria Vergine Regina. La Madonna contemplata sotto il titolo di Regina, come vediamo nel quinto mistero glorioso, si contempla Maria, Regina del cielo e della terra, degli angeli e dei santi. È la regalità di Maria Santissima conseguente alla sua assunzione che la fa stare in paradiso, assisa alla destra dell'universo che è il suo figlio e il suo e il nostro Signore Gesù Cristo, quindi in una posizione evidentemente altissima. Ora, questa festa fu istituita da Papa Pio XII nel 1955 e allora fu da lui collocata la celebrazione, il 31 maggio si celebrava questa festa. Pensate che il 22 agosto, che era il giorno dell'ottava dell'Assunzione, celebrava la festa del cuore immacolato di Maria. E proprio stamattina pensando, dico, ma tu guarda un po'. Allora, la riforma liturgica dice no, celebriamo questa festa all'ottava dell'Assunzione perché questa ne è ovviamente il coronamento. La Madonna assunta in cielo viene poi incoronata regina del cielo e della terra. Però attenzione, non è un caso, secondo me, che... Dio non fa niente a caso e neanche permette che le cose accadano a caso. Cioè che prima veniva celebrata la festa del cuore immacolato di Maria, che significa? Significa che la regalità della Madonna dobbiamo andare a cercare dove? L'Immacolata Concezione, nel suo cuore immacolato. Perché come ha fatto la Madonna ad arrivare così in alto? Tutto è cominciato con l'Immacolata Concezione, ma è proseguito per tutta la sua vita terrena. Che cosa ha fatto di straordinario? Quando uno pensa alla Madonna deve pensare solo una cosa: la Madonna è la volontà di Dio, se perdonate questa espressione, fatta creatura, d'accordo? Cioè non è che la Madonna, capite, dice, la Madonna a differenza non ha mai dato ascolto al diavolo, per carità, non mi fate peccare, ma la Madonna non ha mai dato ascolto nemmeno a se stessa. Cioè noi nella nostra, cioè questa creatura ha vissuto una cosa talmente alta che se noi ci mettiamo tutta quanta la nostra intelligenza, io credo che io non la riesco a immaginare. Cioè, voi immaginate la vita di una persona che non ha una volontà sua, non dice mai io voglio, io desidero. Ma lei, per lei era Dio vuole, Dio desidera, basta! Capite? Qualche giorno fa il Papa, parlando ai giovani, e perdonatemi, io rimando, faccio l'eco del Papa anche a meno giovane, diceva una cosa molto importante. Diceva: ragazzi, non accontentatevi di non fare il male, cioè non fare i peccati. Cioè, se uno fa i peccati fa la volontà del diavolo, eh? Questo bisogna sapere, bisogna messo bene in testa. Ma fate il bene, perché non fare il male è qualcosa, ma fare il bene è già un po' fare la volontà di Dio. Che cosa vuole che ti Dio? Vuole che facciamo il bene in tutte le forme possibili. La Madonna che cosa faceva? Non soltanto il bene, la Madonna andava sempre a diceva al Signore: qual è la cosa che tu vorresti, proprio la migliore da fare in questo momento? Dio gliela faceva conoscere e la faceva ininterrottamente, capito? Ininterrottamente. Quindi quando Dio guardava la Madonna, capite bene in che senso, trovava quasi un altro se stesso, perché era la sua volontà compiuta perfettamente e ininterrottamente in una creatura, capito? Quindi cosa c'è di più alto in paradiso che Dio? Nessuno. Quindi qual era il luogo che aspettava di diritto alla Madonna? Il posto più vicino a Dio nel paradiso. Però non c'è possibilità, capite? Ma questa perfezione ci arriva nessuno, capito? Perché certamente i grandi santi hanno fatto anche eroicamente la volontà di Dio, ma proprio ininterrottamente, secondo dopo secondo, e sempre al massimo possibile, senza proprio concedersi proprio niente, ma manco mezzo pensiero. Ecco perché è così, cioè, andiamo sotto i piedi, andiamo non sotto i piedi, ma sotto peggio, d'accordo? Cioè non c'è proprio nessuna possibilità. Ecco, certamente lei è altissima, no, però anche molto molto vicina, perché ci ha dato l'esempio. Se noi vogliamo avere una vita bella, dobbiamo cercare semplicemente di fare quello che lei fa, cioè fare quanto meglio riusciamo a fare la volontà di Dio, anzitutto conoscendola. E meno a secondo i miei desideri, quello che mi piace a me, quello che voglio, meglio sto.
che generalmente è contrario a quello che si pensa comunemente. Uno pensa comunemente che più le cose vanno come dico io, meglio sto. Non è così. Questa è una bugia del diavolo, è un inganno, non è vero. Perché la creatura più felice, più glorificata, cioè l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore. Quando uno pensa alla Madonna, la Madonna quanto ha sofferto nella vita terrena? Non si sa. Altro che 7 spalle, milioni di spalle. Ma era felice nella vita terrena la Madonna? Non felice, di più. Molto di più. Quindi il mistero del dolore e della gioia, per questo che Rosario cioè i misteri della gioia, del dolore e della gloria, erano inestricabilmente uniti. Certo l'ha offerto tanto per noi, ma la vita che ha vissuto la Madonna sulla terra è una vita felice, di perfetta, continua, ininterrotta comunione profondissima con Dio. E la presenza di Dio dà letizia, dà beatitudine, che comincia già su questa terra, anche se in questo mondo possiamo purtroppo gustarne soltanto una piccola parte. Ecco, quindi la regina è andata molto in alto, perché si è fatta volontariamente, quello che rispose all'angelo dell'Annunciazione, schiava del Signore. Noi diciamo sempre, ecco la serva del Signore, la Madonna ha detto ecco la schiava del Signore, proprio un termine forte, non dispregiativo, ma io mi dico uno schiavo, il padrone non c'è manco bisogno che muove un braccio, già l'ha fatto. Ecco, lei era così nei confronti dell'Altissimo, ed è il grande modello che ci lascia, a cui speriamo di ispirarci, possiamo guagliarlo, però di avvicinarci il più possibile, ma per il nostro bene, perché la nostra vita sia felice già da ora, e perché alta sia il nostro grado di gloria in cielo, che è il nostro grado futuro di beatitudine e di godimento delle delizie che solo contiene la Santissima Trinità. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre, sempre.